Grande Yeah.
Avete camminato? Avete faticato? Ognuno di voi ha portato per le strade di Diamante in questo centro storico le sue fatiche, i suoi sogni magari infranti, o i sogni che i desideri che vogliamo affidare al Signore della vita, che percorre insieme con noi queste strade che diventano anch'esse via crucis. Avete camminato, avete sudato, vi siete stancati, ora vi chiedo, ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena? Sì. Perché? Non lo sapete, te lo dico io. Ne è valsa la pena? Sì. Perché camminando sul sentiero della Via Crucis, dietro il Signore nostro che porta su di sé la croce andando al Calvario per la nostra salvezza, su queste strade qui abbiamo imparato che il nostro dolore non è più soltanto il nostro. Abbiamo imparato che la nostra sofferenza non è più soltanto la nostra. Questa strada ci insegna ancora una volta che tutto il nostro dolore, tutta quella tristezza che noi abbiamo espresso nei canti, nei lamenti, tutto quello, tutti i pesi che voi avete portato qui sul vostro cuore, sulle vostre spalle, tutti quei pesi adesso, da ora in poi, appartengono anche a Dio. E allora vogliamo ricordarci di questa giornata, vogliamo guardare alla corda che ci ha unito. Io vi ho visto mani che stringevano questa corda, una corda che univa anziani, bambini, padri e figli, una corda che univa un po' tutto il paese, una corda che hanno stretto i vostri padri prima di voi, una corda che vi ricorda la natura di questo stesso paese, un paese di pescatori, sì, un paese che attraverso quella corda si ricorda della sua salvezza. E allora, proprio a partire da questo, io vi invito a non dimenticarvi che in questo Venerdì Santo noi non contempliamo soltanto un dolore, noi non contempliamo soltanto la sofferenza di un uomo attaccato ad una croce, noi contempliamo soprattutto un amore che questa sofferenza la sovrasta, un amore che a questa sofferenza dà un senso, un amore che annuncia che nonostante tutto anche il dolore, anche la sofferenza può essere uno strumento per noi per amare ancora di più, per amare fino in fondo. E allora non mollate, come avete fatto con quella corda, non lasciatela andare, rimanete fermi, ancorati lì, quella corda che vi unisce, quella corda che rappresentava per i vostri padri la salvezza, sarà quella corda che vi ricorda ancora una volta che siamo fatti della stessa pasta, che c'è qualcuno che come voi soffre, che c'è qualcuno che come voi spera, che c'è un Dio che vi ha amato a tal punto da condividere con voi anche i pesi più grandi. C'è un Dio che quella corda non la abbandona. E allora vi invito davvero a fare questo, a tenerla stretta questa corda qui. Questa corda che noi adesso da ora in poi la porteremo nel nostro cuore, nella nostra vita di ogni giorno. Vi chiedo, non volatela e ricordatevi sempre che a tenerla prima di tutto è il Padre della vita e che quella corda che appunto vi rimanda alla vita che gli altri insieme con voi condividono possa essere il segno grande di una salvezza che ci cambia la vita, di un amore che ci spiega la vita in modo diverso. E allora pure noi potremo dire, insieme con i santi, che di fronte alla croce, di fronte al dolore di un uomo che soffre ingiustamente, potremo dirlo insieme, l'amore ci ha spiegato ogni cosa e non abbiamo bisogno di altro. L'amore ci ha spiegato ogni cosa, anche il dolore più profondo.
L'amore ha dato un senso anche alla nostra solitudine. Se ci ricordiamo che l'altro esiste proprio per guardare in faccia la mia solitudine, il mio vuoto e dirmi che sono ancora vivo. Allora viviamolo così, questo Venerdì Santo. Viviamolo con la speranza, anzi la certezza che l'amore può dare un senso ad ogni cosa. Amen. Come on.